Il cinema di Dario, al di là ovviamente degli innamoramenti folgoranti con le sue proprie prime opere, in realtà si è andato motivando e radicalizzando proprio con i film che sono stati rifiutati quasi in blocco, sia dal pubblico che dalla critica. Io mi ricordo quando usciva Sentieri Selvaggi cartaceo, che ci fu un innamoramento totale nei confronti del fantasma dell'opera, perché ci sembrava un film di una visionarità che c'era dentro, sia le cose delle origini del cinema muto, quindi pre-Cabiria, quindi tutte queste architetture, queste scenografie così, e da un lato c'era questo senso di disfacimento così funebre, così elegante, malinconico. Io penso all'inquadratura finale sul buio, sul teatro, che erano delle cose magnifiche. Poi le vai a vedere insieme ai critici e c'è qualcuno che, sperando, non faccio nomi, ma insomma, che pensando di essere spiritoso, fa: ah, da oggi si potrebbe dire che una cosa è brutta come il fantasma dell'opera. Io ci metto la firma a fare domani una cosa così brutta, ma ci metto la firma adesso, ma per tutta la vita. Quando poi uno vede il cartaio e dice: ah, ma Dario non ci capisce più niente. Cioè, trovate una Roma filmata in quel modo da un qualunque cineasta, non ce n'è, ma non ce n'è per nessuno. E non è questione di sapere che hai già indovinato chi è l'assassino, chi se ne frega, il finale, il Gianicoli, il cannone, sono tutte invenzioni di cinema, non, chi se ne frega del colpevole? Cioè, guardate il film, la luce, i sapori, le invenzioni visive, è questa roba qua che conta, con questa roba qua che si fa il cinema, mica con altro. Poi Dario è molto umile, diciamo, voluto fare quella cosa lì con la luce perché ispirato dal dogma di Fontrieri. In realtà lui, da artista, lo metti 3 metri sottoterra e gli dai un input qualsiasi, tipo farfalla, e lui nella sua testa inizia a pensare a un film, le cose così. Quindi Lars von Trier, sì, il dogma, però come giustamente racconta Fabio, il cartaio, rievoca Fabio, il cartaio è interessante per il modo in cui genialmente il dogma è stato, come dire, aggirato, reinventato e fatto diventare cinema. Perché il cartaio è esattamente il contrario di quello che fa von Trier, cioè c'è sempre una scelta di campo, c'è sempre una posizione, c'è sempre una decisione. Il cinema si è fatto di queste cose qui, mica d'altro. Cioè, non è che si può pensare: ok, oggi metto la macchina dove pare e faccio il film. Non va, non è così. E La terza madre, in questo senso, per me è un film importantissimo, perché quando il poliziotto guarda Asia e non la vede, e io l'ho visto alla festa del cinema presentato da Dario, e tutta la sala sta zitta perché crede che il poliziotto non veda Asia. Signori, quello è il cinema, e l'ha fatto con niente. Cioè, la macchina, noi vediamo Asia, vediamo il poliziotto non vede Asia, e noi crediamo che non la vede, e stiamo lì a fare: speriamo che non la vede. Cioè, questa è un'invenzione di cinema, senza essere partigiani o eccessivamente teatrali, ma in quanti film italiani oggi ci stanno invenzioni di questo tipo? Vorrei soltanto che magari Dario magari facesse una breve riflessione sulle influenze pittoriche del suo cinema, perché quando Domenico evoca Tenebra, a me viene in mente De Chirico, è una cosa che per esempio non ha fatto né Veltroni, e dubitiamo che faccia l'attuale sindaco. Ma io, se fossi il sindaco, direi: ok Dario, faccio una cosa, ti faccio fare il Cicerone ai turisti inglesi, ossia la Roma vista attraverso gli occhi di Dario, cioè lui che racconta le cose come sono, perché sono cose interessanti. Cioè, è come nella Monument Valley ci stanno i posti che ricordano dove John Ford ha girato. Cioè, Roma oggi è la Roma e Torino, è la città di Dario, cioè lui l'ha reinventata, l'ha fatta, e accidenti, voglio dire. Sarebbe bello, no? Uno sa che il giorno tot c'è Dario in giro per la città che racconta ai turisti dove ha fatto, qui ho ammazzato cosa, qui ho fatto, qui ho montato. Però ovviamente lui questo può fare perché ha una grossa cultura pittorica negli occhi. Parlaci un po' di questa cosa. Le influenze pittoriche, sì, ci sono, però di film in film sono diverse. Ad esempio, è molto complesso su... Ci sono a volte delle influenze pittoriche proprio molto profonde, a volte un pochino più disseminate. Ad esempio La sindrome di Stendhal è un film tutto di pittura, di architettura, di scultura, proprio, anzi, la fissazione e quanto l'arte possa turbare la mente, quanto sia così profonda l'influenza dell'arte sulla mente di chi
da Marga, così chi la studia. E, quindi per me l'arte, ma anche l'architettura, stasera non si è molto parlato di Antonioni, Antonioni certamente è stato un grande maestro, un grandissimo ispiratore, fin da come non so, l'avventura, come l'eclisse ad esempio, cioè il finale dell'eclisse, quando c'è proprio l'eclisse vera e propria, che è un pezzo di cinema meraviglioso. Insomma, queste sono anche le mie influenze. Poi, se vogliamo, vogliamo dire anche Ingmar Bergman con tutti i suoi film, il cinema espressionista tedesco, tutti i suoi cineasti, i suoi capolavori. Anche un cinema che apparentemente è un po' differente dal mio, Manuel Vague, invece mi ha molto influenzato. Poi non dimentichiamo il cinema nero americano degli anni 40, 30, 40, 50, un cinema importantissimo. E poi il grande Louis Buñuel, che con i suoi sogni, le sue digressioni psicoanalitiche, simboliche, mi ha fatto venire la pelle d'oca. E poi il grande Fellini, che è un grandissimo Fellini. E poi tanti altri, perché io poi nasco dal cinema, quindi ero uno che andava sempre al cinema, vedeva 100 miliardi di film e mi toccava anche a, non solo vederli, ma anche a scriverli, quindi a razionalizzarli, perché sennò come spettatore è più facile il lavoro. Vai lì, lo vedi, esci, hai visto il film, ti rimane nella mente. Ma invece quando devi mettere sulla pagina quello che cosa pensi del film, quello lì, e devi rifare un ricapitolo di tutto il film, questo è un lavoro molto importante. Non a caso quasi tutto il cinema francese viene dalla critica, il cinema italiano no, ma quasi tutto il cinema francese viene dalla critica, perché ti porta a ragionarci sopra il film che hai visto, no? E quindi ragionandoci anche a ragionare sul cinema, secondo me. Ecco, io sono stato molto grato alla critica che mi ha aiutato a farmi capire il cinema meglio. Infatti quando poi ho fatto il mio primo film, io ce l'avevo abbastanza chiaro di come lo volessi. Ho fatto uno storyboard, una shooting list proprio precisa, come la voletta che facevano gli americani. Io l'ho solo letta, però ho visto anche dei musei, dei pezzi di carta, come scrivevano, cosa facevano, dove facevano gli appunti. Allora ho seguito esattamente così. E fatto, quando proposi al primo aiuto regista di fare la shooting list di tutto il film, cioè di fare tutte le inquadrature del film, per poi non andava ai pazzi. Ma di tutto il film, ma è una cosa assurda. Ma quanto ci passiamo? Dico, quanto ci passiamo? Bisogna farlo. E era disperato. E poi dopo adesso la fanno tutti praticamente, però insomma, quando l'ho fatta io non erano tutti che la facevano. Insomma, eccomi qua. Grazie di essere venuto.